pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Pronti a ripartire, all'insegna della musica che non tramonta mai perché fatta di hit e pezzi unici che entrano nella vita delle persone come colonne sonore. Quella di oggi porta la firma di Rod Stewart e risale al 1975. Si intitola This Old Heart of Mine, un perfetto mix di soul e rock, amatissima dai fan ma non solo, anche nella sua versione del 1989, cantata da Stewart insieme a Ronald Ailey. Si tratta in realtà di un brano del 1966, scritto per gli Ailey Brothers. Già all'epoca era stato un successo, raggiungendo subito la posizione numero 12 nella Billboard Hot 100, poi la 6 nella Billboard R&B Single Chart, ovvero la classifica proprio dell'R&B. Dopo un esordio un po' in sordina, il brano conquistò anche le classifiche britanniche, diventando numero 3. La canzone ha anche un sottotitolo, Is Weak For You, e alcune curiosità. Era stata infatti pensata per le Supreme, che poi, a loro volta, ne registrarono in seguito una versione per il proprio album intitolato A Go Go. Diventò poi oggetto di diverse cover e persino colonna sonora di show americani. Quanto alla versione del 1975, come detto, la si deve a Rod Stewart, che poi appunto ne ricantò un'altra versione con Ronald Ailey, che andò meglio commercialmente parlando rispetto alla prima, tanto da diventare numero 10 in classifica nella Billboard Hot 100 e rimanendo per 5 settimane alla numero 1 nella classifica americana della musica Adult Contemporary. La canzone parla d'amore, dell'amore un po' tormentato per una donna che continua ad andarsene. Si parla appunto di un vecchio cuore che batte per lei e che piange per lei perché innamorato. Per Stewart comunque un successo, per lui che è uno degli artisti più longevi del panorama musicale. Classe 1945 ha iniziato la carriera nel 64, neppure ventenne. La sua voce un po' roca e graffiante lo rende unico nel suo genere. In carriera ha venduto qualcosa come 200 milioni di dischi in tutto il mondo. Per ben 6 volte ha ottenuto la prima posizione nella classifica degli album più venduti del Regno Unito e 31 volte la top 10 per quanto riguarda invece quella dei singoli. Famoso e amato anche negli Stati Uniti, come abbiamo visto, è anche entrato nel Guinness dei primati, diventando l'artista con maggiore pubblico a un proprio concerto dell'intera storia del rock, grazie ai 4 milioni di spettatori di un suo concerto a Copacabana. Nel 2007 è stato nominato anche commendatore dell'eccellentissimo ordine dell'impero britannico a Buckingham Palace, mentre dal 2016 è Sir, ovvero baronetto, titolo che gli è stato conferito dalla regina Elisabetta II. Rod Stewart, artista britannico di maggior successo in assoluto negli Stati Uniti, ha vinto anche un Grammy Award, un Brit Awards, un American Music Award e 2 World Music Awards. Secondo la rivista Billboard è al 17° posto nella classifica dei 100 artisti di maggiore successo, mentre si trova alla posizione numero 59 nella classifica dei 100 maggiori cantanti di tutti i tempi della rivista Rolling Stone. Infine è anche entrato nella Rock and Roll Hall of Fame americana 2 volte, la seconda con il gruppo dei Faces e anche in quella britannica. Il suo nome è anche iscritto sulla Hollywood Walk of Fame.